Ciao, bentornati sul canale. In questo tutorial vi mostro come realizzare questo bel trucco, diciamo molto luminoso, alquanto sofisticato, ma comunque con un tocco di colore per le feste natalizie che arrivano. Spero vi piaccia, vi lascio al tutorial. Un bacio. Ho già preparato la pelle applicando una crema idratante e un contorno occhi e adesso vado ad applicare un po' di balsamo labbra. Questo è dell'Alchemilla, la dolci labbra alla vaniglia. Poiché voglio che questo look sia molto luminoso e che la pelle abbia un bel colorito, una bella appunto luminosità, vado ad applicare un primer illuminante. Io utilizzo Hocus Focus della Soap & Glory, che è una marca di cosmetici inglese che io ho comprato quando vivevo a Londra, però potete utilizzare appunto qualsiasi primer illuminante, e lo vado ad applicare su tutto il viso. Ho fatto anche le unghie rosse per Natale, tutte glitterate. Se ve lo state chiedendo, molti mi scrivono: ah, che begli occhi, sembrano lilla. Sono lilla e sono delle lentine. Purtroppo non sono Liz Taylor. Ho messo i capelli in posa, fatti col ferro che dopo scioglierò. Dopo il primer andavo ad applicare il fondotinta. Voglio una base abbastanza coprente ma luminosa, quindi vado a mischiare due fondotinta, che sono lo Studio Fix di MAC con il Face & Body sempre di MAC. Faccio un mix di questi due. Applico il prodotto con la mia Beauty Blender dopo averlo miscelato sulla mia palettina. Al di sotto degli occhi vado a correggere le discontinuità con un correttore arancio della Make Up For Ever. Mi concentro specialmente nell'angolo interno, che è dove ho le maggiori discontinuità. Come potete notare, non sempre applico un correttore arancio, nel senso a volte applico direttamente un correttore aranciato pescato, come spesso mi vedete fare. Oggi ho deciso di illuminare un po' la zona di sotto degli occhi, quindi utilizzo prima questo correttore e poi utilizzo il Pro Longwear Concealer di MAC nella nuance NC15 per illuminare la zona appunto al di sotto degli occhi. Applico il prodotto al di sotto degli occhi, al centro del naso e un po' al centro della fronte, e lo vado a sfumare con la mia Beauty Blender. Adesso vado a fare un po' di baking, che è una tecnica che sto amando molto ultimamente, e spero presto di farvi un video proprio su questa tecnica. Per farlo utilizzo la polvere banana, la cipria banana della Ben Nye, che è quella utilizzata da Kim Kardashian e tutte le sue sorelle. E il baking consiste nel, in realtà to bake vuol dire in inglese infornare, cioè cuocere al forno, e con questa tecnica andiamo a ad applicare un po' di polvere al di sotto degli occhi, di modo da far durare più a lungo il correttore e non fargli avere delle pieghe. Quindi applichiamo la cipria, la lasciamo stare per 5-10 minuti e poi la andiamo ad eliminare. Vado ad incipriare il resto del volto. Utilizzo una cipria coprente, un fondotinta in polvere, che è lo Studio Fix Powder di MAC nel numero NC25. Vado a scolpire le guance e utilizzo Cameo di Nabla, che è il colore da contouring della linea Shade & Glow, un bel marrone fango. Lo applico nell'incavo delle guance, anche un po' al di sotto della mascella e anche un po' ai lati del naso per assottigliarlo e renderlo più lungo e più piccino. Per riscaldare un po' l'incarnato vado ad applicare una terra colore abbastanza caldo. La applico nella parte alta delle guance. Lo uso un po' come blush anche. Oggi sono felice perché scendiamo presto, io e delle mie amiche andiamo a Napoli, a San Gregorio Armeno, che è la zona dei presepi, che a me piace tantissimo. Ci andrei tutti i giorni nel periodo di Natale. L'altra volta ho detto alla mia amica: perché mio padre non è un presepiaio?
Mi sarebbe piaciuto molto avere un negozio di presepi, perché mi piace proprio quando fanno tutte quelle bamboline, le dipingono una ad una. Non so se ci siete mai state, che è una strada bellissima, in realtà è bella tutto l'anno, ma specialmente nel periodo di Natale, in cui appunto fanno, si pongono tutti questi presepi fatti a mano, e ci sono proprio tutte le miniature dei pastori, diverse grandezze. Quando ero piccola io mi ricordo che impazzivo, che c'erano tutte queste cose piccole, le cassettine con il pane dentro, il pizzaiolo con le pizze minuscole, volevo comprarle per le mie case delle Barbie, delle bambole. Adesso vado a fare un po' di baking anche alle guance, quindi sempre con la cipria della Bennai, sulla Beauty Blender inumidita per un effetto più naturale, vado ad applicarla qui. Voglio fare tipo una linea diritta al di sotto del contouring che abbiamo fatto. Vedete già come prende forma il viso. Poi dopo andiamo a sfumare tutto. Vado a fissare le sopracciglia con un mascara trasparente, e come primer utilizzo il Soft Talker di MAC. E leggermente al di sotto. Piego le ciglia e con un pennello vado a fare un mix di diversi colori. Questo è Parfait Amour di MAC, un colore, un lilla shimmery, un lilla vellutato, brillantinato. Lo mischio con Circle di Nabla e una punta di Fahrenheit. Mischio prima il lilla e Circle e li applico nella piega. Vado a sfumare. E applico una punta di Fahrenheit, quello rosso. E vado ad applicare ancora un altro po' di Circle per intensificare la piega. Quindi sempre nella piega, vogliamo un look molto soft, e poi sfumo con il pennello. Al di sotto degli occhi vado ad applicare un ombretto vaniglia, questo infatti è Vanilla di MAC. Nell'angolo interno applichiamo i pigmenti Vanilla di MAC. Guardate quanta bella luce danno. Li sfumiamo anche al di sotto, nella prima parte dell'occhio. E invece sulla palpebra mobile applichiamo altri pigmenti di MAC che si chiamano Tan. Guardate come sono belli. Li pressiamo proprio sull'occhio. Al di sopra di questi pigmenti vado a pressare Water Dream di Nabla, questo bellissimo ombretto glitterato. Lo presso con le dita. Soprattutto al centro. E per dare ulteriore brillantezza concludo il look applicando questi bellissimi riflessi glitter, sono dei micro glitter riflessati con il rosa di MAC, che si chiamano appunto Reflex Transparent Pink, è il colore. Li applico sempre con il dito perché mi trovo meglio, trovo che non si disperdano con il pennello. Guardate che bello effetto, ragazzi, è luminosissimo. Non so se in camera si vede così com'è nella realtà. Sfumare ancora un po' la piega per ribellarmi un po' da questi brillantini che ci sono finiti sopra. E al di sotto applico sempre il Circle di Nabla, questo malva, mischiato un po' di marrone caldo. Io utilizzo Swiss Chocolate di MAC. E lo sfumiamo verso l'alto. All'attaccatura delle ciglia mischio un po' di marrone e nero, per intensificare un po' la linea, l'attaccatura delle ciglia, e per mascherare anche l'applicazione di ciglia finte. All'interno dell'occhio applico la Magic Pencil di Nabla e non ci resta che passare al mascara. Nella parte inferiore applico il Pupa Vamp.
e nella parte superiore applico un mascara waterproof. In questo caso applico il mio preferito, che mi vedete usare spessissimo, che è il False Lash Architect 4D Waterproof della L'Oreal. Dopo aver applicato il mascara non ci resta che applicare le ciglia finte della House of Lashes. Io applico le Siren per avere degli occhi effetto sirena. Vado a spazzare via il baking che abbiamo lasciato agire ben bene. E guardate proprio che bell'effetto ci dà, di pelle super levigata. Vedete proprio la differenza, guardate che bello. Come blush utilizzo Dainty, che è un mineralized blusher della MAC, solamente on the apples of the cheeks, cioè nella parte centrale delle guance, e lo sfumate verso l'alto. Non ci resta che applicare un po' di illuminante. Oggi non utilizzo il mio Soft and Gentle, ma vi stupirò, utilizzerò Angel di Nabla sulla parte alta delle guance. Un po' al centro del naso, sull'arco di Cupido e dall'altro lato, ovviamente. Non ci resta che passare alle labbra, che vado a definire con il rossetto di Mulac Merlin, che ho comprato con... Complato, quando parlo a volte mi escono sempre le R, le L al posto delle R, sembro cinese, non so, in un'altra vita sarò stato cinese, e mia mamma se l'è fatta con un cinese, non lo so. Quindi vado a delineare i contorni delle labbra con la matita red di MAC. Applico Merlin di Mulac. Ragazze, ecco qui il look finito. Vado a spruzzare il tutto con il Final Seal della Ben Nye. Potete spruzzare qualsiasi setting spray, spray fissante. Se il video vi è piaciuto, come sempre, datemi un like, iscrivetevi al canale se non lo siete già, basta cliccare la sbarra rossa con scritto iscriviti e ci fate tanto felici sia me che mia sorella. Seguiteci sugli altri social se non lo fate già, che trovate alla fine del video. Un bacio e ci vediamo al prossimo. Ciao!